Where did you find your inspiration? Dove hai trovato la tua ispirazione? Quanto conosci l'Italia? Quanto dell'Italia c'è in questo pezzo? I first came to Italy like when I was studying in England, and it was like a travel to Italy, and I loved the nature and everything about the culture of it. I was like 23 years old, and then I came again to Florence. Allora ho iniziato a venire in Italia quando ero studentessa, avevo 23 anni, stavo in Inghilterra, cioè i classici viaggi in Italia che gli artisti fanno da tantissimo tempo, e ho iniziato venendo a Firenze. For all the arts, it's like a really like a mesmerizing experience for me, and for my piece, it's another way that I represent Italy, because this piece I was inspired by the Etna Simo Cano, and I wanted to express the power and the nature power of Italy. Such a piece that I think is very symbolic, iconic, so I choose to choose the volcano, and Etna I think is active, and then in my music the force of like the power inside the Atlas is represented by the bass clarinet, which I think he completely pulled off as a brown six. So and then there are some like a tranquillo moments, so I tried to present these two contrasting in the way of the narrative way. Chiarissimo inglese, ma traduco velocemente. Lei ha cercato di rappresentare l'Italia in un modo non troppo classico, non con le solite rappresentazioni legate all'arte, ma andando proprio alla natura dell'Italia, l'aspetto della natura italiana. Quindi ha preso questo simbolo, questa icona che è il vulcano Etna, che è un vulcano attivo, e ha cercato di rappresentarlo nella sua natura di forza esplosiva e vivente, appunto, ed invece anche nei momenti di quiete, di tranquillità. Ha dato una menzione speciale al clarinetto basso che incarna questa forza pulsante del vulcano. Thank you so much, good luck, enjoy! E quindi facciamo un bel applauso a Shia.